Salve giovani, bentornati in un nuovo video del vostro budino. Ragazzi, ogni settimana un video sarà dedicato alla Road to Top 100. Intanto a che punto siamo arrivati? Se avete seguito il mio stream o comunque se mi seguite anche su Instagram, seguitemi su Instagram, saprete che in questi giorni, o comunque nei giorni scorsi, perché comunque ora lo sto registrando, è mercoledì, ma potrebbe succedere qualcosa oggi in stream, questo video esce giovedì. La situazione al momento è molto buona, siamo rank 17 Legend. Ieri in stream ho fatto una run che ha fatto tipo 15 vittorie consecutive. Quindi siamo in ottima posizione. Oggi voglio fare tre partite, come video di settimana scorsa, tre partite come vanno, sempre con mazzi diversi. I mazzi che sto utilizzando in realtà sono un po' sempre gli stessi. Ho Q-Block, ho Even Pala, che però sto usando poco perché non credo che sia al momento una delle classi migliori. Sto usando un pochino di Control Priest, Questiog, nonostante faccia schifo io con Questiog, e Tempo Mage, che è probabilmente il mazzo che secondo me countera meglio Warlock e giochi anche un po' più rilassato, perché non ci sono tanti, le partite durano anche meno. Oggi, visto che l'altra volta avevo portato Cube, Control, Priest e Tempo Mage, o Spiteful, non mi ricordo, questa volta vi porterò sempre Q-Block, perché è bene iniziare con Q-Block. Poi la seconda partita la farò con Questeog, perdonatemi misplay, e la terza la andiamo a fare di Paladino. Così, come al solito, tutte le liste che utilizzo saranno in descrizione. Andiamo? Andiamo a vedere che succede? Q-Block, Questeog, Even Pala. E si parte, Lock contro Lock. Non conosco l'avversario, ma insomma il matchup lo conosciamo. Skull ovviamente si tiene, Kobold si tiene, Voidred si butta via. Noi nel mazzo abbiamo anche una Melmina, che non sarebbe male da pescare in caso in cui lui ci faccia lo Skull. Quindi vediamo un po'. Skull si tiene anche se anche il Lock nemico potrebbe giocare Melma, perché anche se rimane in campo noi siamo comunque felici. Dobbiamo andare a cercare i giganti, ovviamente. Turno 1 è abbastanza standard. Non è male avere le ametiste con il turno 1 con il coboldo, però in realtà non è che siano la chiave del matchup. Anche buffarle non è importante, in fondo. È una, abbastanza normale. Andiamo a vedere turno 2. Doomsayer è praticamente inutile al momento, quindi sempre si tappa. La Uzza è ottima. E passo. Il problema al momento è che noi non abbiamo gigante. È anche vero che quindi noi andremo a soffrire un turno 3 Doomsayer, turno 4 gigante, lo soffriamo tantissimo. Se però lui missa il Doomsayer, noi abbiamo la possibilità di fare il nostro Doomsayer a turno 4. Abbiamo 7 carte in mano, andiamo a 8, abbiamo pescato anche il gigante, quindi nel caso in cui lui non ci faccia Doomsayer, noi possiamo andare tranquillamente di gigante. Vediamo se ce l'ha il Doomsayer. No, gioca Stonehill Defender. A noi va bene, noi metteremo il nostro gigante. E poi probabilmente passeremo. Andare a tradare lì sopra ha poco senso. Anche Umbria in realtà non è una brutta pescata, perché lo costringi a fare un trade e a fare qualcosa di scomodo. Però Umbria è forte anche dopo, quindi secondo me la giocata qua rimane gigante. E passo. Quello Stonehill, sì, è forte nel matchup contro Cube, perché la vecchiaia. Coin Lucky sicuramente buono. Speravo avesse Arma, non Arma. Qua lui andrà a mettere i suoi demoni. Spero di poterli andare a mettere anche io. Il problema è che se lui ha coinato Lucky, questo cosa può essere? Può essere uno spacca Arma o un altro Lucky, molto probabilmente. Entra Voidloid. E questa partita è già complicatissima. Preparatevi, è una partita lunghissima, tediosa, perché sarà lunga. Voidwalker ha creato la Stony Defender. A noi in realtà quel Voidwalker ci fa quasi piacere. Vediamo chi entra, se entra Voidwalker o Doomguard. In realtà avrei preferito
Kint e Assi Voidroid al momento perché con la Doomguard. Sì, qualcosa ci tolgo perché posso fare trade, posso fare coil, che forse è la cosa che voglio fare. In realtà coil anche qua sopra è buono. Vediamo un attimo, si potrebbe tappare. Tappare è sempre buono, eh. Tappare è sicuramente sempre buono. Togliere quel Voidroid è abbastanza fondamentale, quindi penso di toglierlo immediatamente, anche prima del tap, così che se pesco Lucky, gioco Lucky. Gigante, gigante, a noi va benissimo, lo metteremo. Teado qua. Ci sono dei defile. Allora, se io. Questo trade ovviamente va fatto. Se io gioco gigante, lui riesce a farmi un defile grosso. 6. No, non ce la fa a farmi defile pulito. 1, 2, 3. E poi va, riesce a mettere 4. Ma poi questo rimarrebbe in campo. Quindi lui ha bisogno per trovare tutto. Per teadare tutto. Comunque una soluzione per il gigante. Potrebbe fare Defile Spellstone si sì, toglie tutto. Però è anche vero che io comunque Voidroid, ho comunque Doomguard in mano, quindi quelle entrano. Se lui fa Defile Doomguard e Defile Spellstone, a me qualcosa entra in campo. O un Voidroid o una Doomguard. Qua mi servirebbe sicuramente un Manipulator. Sarebbe ottimo. Vediamo cosa fa con 6 mana. Cosa con cosa ci punisce? Siphon Soul. Siphon Soul è sicuramente forte. Sicuramente forte. Lui è Counterlock a questo punto al 100%. Finora non lo sapevamo, ma l'avevamo rifiutato. Noi con Teo Counterlock siamo messi un pelino peggio. Vado ovviamente a tappare perché qua non è che ci sia molto da giocare. Un Defile che serve a pochino. Qua il trade è obbligato. Ora, il mio pensiero è se fare Umbra, perché facendo Umbra lui è costretto a farci qualcosa. Non è ancora turno di Twisting Nether. Secondo me qui Umbra si fa abbastanza serenamente. Sì, si fa abbastanza serenamente. Non è Godfrey, in realtà non riesce a farlo perché non c'è minion a difesa 2 e non ce lo porta minion a difesa 2, quindi Umbra penso sia buona. Mi servirebbe un Hellfire qui mi permette di fare tantissimi danni, o un cubo ovviamente. Hellfire o cubo sono le pescate migliori, probabilmente meglio cubo con Umbra in gioco, se rimane in campo Umbra. Vediamo un po' cosa ci fa lui a turno 7. Adesso anche Gul'dan comincia a diventare una pescata importante. Riuscissi a fare un bel Gul'dan di turno 10 sarebbe chiave ovviamente. Vediamo un po' cosa ci fa. Teada lì, teada di là. E mette. Cosa? Hellfire Defile, immagino. Ah, Hellfire Coil. Ok, Hellfire Coil, vedete, lui ha dovuto trovare soluzione per Umbra. Però, in ogni caso, non è riuscito a. Non è riuscito a togliere il resto, quindi sicuramente buono per noi. Allora, noi dobbiamo cercare di pushare più danni possibili, ovviamente. Quindi quella Spellstone probabilmente andrà qua sopra assieme all'attacco di Voidroid. Comunque tappo prima, ovviamente qua il tap è fondamentale. Ora i Lucky non mi servono più a niente. Quindi tappo, vediamo cosa esce. E ovviamente peschiamo un Lucky. Perché io mi chiamo le carte. E vabbè, comunque questo si gioca. Questo si attacca qua, ovviamente, perché non voglio peoccargli quel Doomsayer. E qua passo. Lui molto probabilmente farà Twisting Nether, però comunque qualche danno gliel'abbiamo fatto. Ora Gul'dan comincia a diventare importante. Se io riesco a pescare Gul'dan in fretta nei prossimi turni, diciamo che sono messo abbastanza bene. Se non lo pesco, cioè qua Gul'dan, il primo che lo mette, diciamo potrebbe prendere vantaggio. Sì, due Doomguard mi sono morte, quindi in realtà a me questa situazione piace. In ogni caso, Hellfire ci avvicina di molto al Lethal. Lui spamma Emote. Io faccio tappo. Gioco il Coboldino. Allora, il Coboldino ci attiva la Spellstone, ma potrebbe attivare anche Godfrey per il nostro avversario.
Quindi è anche vero che Godfrey, se mi gioca Godfrey, io dovrei avere Lethal perché lo mando a 7 adesso, lui gioca Godfrey. Lo mando a 7 adesso, lui mi gioca Godfrey. Lui non muore. Va a 4. Secondo me si gioca perché pescare Gul'dan è troppo importante. Pesco io Godfrey, che non serve a niente praticamente. E probabilmente passo. Mettere Lucky ha poca importanza, mi sa. Ha decisamente poca importanza. Quindi passo e aspetto un turno. Aspetto un turno. Mettere Lucky o Swampoodz. In realtà gli dà la scritta anche per Defile. E non mi sembra al caso. Vediamo se mi fa il Goffredino. Il Goffredino lo manderebbe a 1 via attuale. Uno di attuale, diciamo che ci piace. Stone il Defender. Va bene. Direi che ci va bene. Stone il. Abbiamo anche Spellstone per togliere un eventuale taunt. Lucky Patto, Lucky Patto. Lucky Patto è sicuramente interessante. Non entra Voidlord. Attenzione, però, non entra Voidlord qua. Ci piace molto, ci piace assai questa cosa. Ok, allora, qua molto probabilmente vado a tappare, perché come sempre io ho bisogno di andare a cercare Gul'dan. Andare a cercare Gul'dan è molto importante. Se io facessi Spellstone, non è bellissima Spellstone. Potrei fare cubo sul mio Voidlord. Tappo, intanto tappo sicuramente. Pesco un abbastanza inutile tra i creeper. Questo lo devo togliere. Questo lo devo togliere. Fagli in realtà 3, 6, 7, 8 danni. Potrebbe non essere male. Devo dirvi la verità, potrebbe non essere male. Potrei fare anche 8 danni faccia. Però quel. No, 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 no. Penso che tradirò e metterò semplicemente un tile creeper, niente di importante. O addirittura un Lucky, che non serve a niente, però mi svuota la mano. Qua la questione è che io non posso. Se io faccio cubo e poi lui mi copia il cubo, è un disastro. Mentre invece così lui fa giustamente Gul'dan. Ce lo aspettavamo. Spawna Voidlord e qualche pezzo. Ora noi Voidlord ovviamente lo dobbiamo togliere. Peschiamo anche noi Gul'dan, attenzione perché questo è sicuramente importante. Posso fare Spellstone, tradare qua. In realtà Spellstone serve a poco perché sono 3, 6, 9, Hellfire. Toglie tutto e mi tolgo Spellstone. È anche vero che questo prenderebbe danni e poi viene tradato da il signor Gul'dano. Però, insomma, se mi tarda col signor Gul'dano, a me va bene, perché poi io metterei anche io a mia volta Gul'dan. Quindi, sì, penso che alla fine tradare tutto su questo e fare il fire sia la scelta migliore. Tre. Hellfire. E metto anche un paio di pezzi così. Per cercare di tenere board. Più che altro non tanto per tenere board perché comunque andranno a morire i pezzi. Io andrò a fare Gul'dan il prossimo turno. Però voglio cercare di minacciare qualcosa. Se io riuscissi con i miei pezzi a togliere qualcosa dei suoi. Perché lui, ricordiamoci, ha un taunt in mano. Se io con le mie 1-3, con il mio 3-2 riuscissi a togliere un po' e poi giocare il mio Gul'dan, non sarebbe male. Quella Phantom Inizia in realtà ci dà noia perché non ci fa morire i pezzi ed è sicuramente brutta. Ci spacca l'arma, ma ormai è tardi. Vediamo se Hellfire è interessante fino a un certo punto.
Noi col danno qui lo vorremmo fare in realtà, ma non ci piace molto. Decisamente non ci piace molto. Avrei potuto anche mettere Doomsayer forse invece della Melma, sarebbe stato buono. In previsione proprio di Gul'dan. E adesso vediamo perché siamo a 10. 10 potrebbe essere Lethal se non stiamo attenti. Quindi potremmo voler mettere un Ametista, che magari è importante in questa situazione. Se io facessi Ametista lì, Teado, 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 un danno faccia, Doomsayer. Ok, rimaniamo a 17, prossimo turno arriva Gul'dan, sperando che basti. In realtà lui ha un secondo Twisted Nether nel mazzo. Però ricordiamo che due Doomguard intanto sono morte, quindi sono tanti danni, eh. Sono sicuramente tanti danni che io ho in mano. Purtroppo il suo Yali Gul'dan ci mette in difficoltà, questo è in dubbio. Perché non ci lascia... Cioè, gli permette di riguadagnare tante vite e con le nostre Doomguard noi riusciamo a fare tantissimi danni. Vediamo un po' cosa fa il nostro avversario, se ci silenzia Doomsayer. Coil intanto. Gufo è giocata molto interessante perché gli permette di non lasciarci attivare Doomsayer, che è un po' quello che vogliamo in realtà. Quel patto è buono fino a un certo punto, perché comunque non ci lascia la possibilità di sviluppare Gul'dan. Cioè, in realtà Gul'dan lo potrei anche giocare, però vado a perdere due pezzi e quindi eventuali Doomguard potrebbe essere un grosso problema che io non spawni Doomguard qui. Situazione è un po' così. Siamo in una situazione in cui non vorremmo essere contro Locke, perché ho finito le risorse e lui invece ne ha di più. Ne ha sensibilmente di più. Secondo me io devo andare adesso. Una Doomguard me l'ha spawnata sicuro perché il bottone è giallo. Vediamo se me ne spawna due. Me ne ha spawnata una sola. Una sola è sufficiente nel caso in cui lui non abbia Twisted Nether, perché nel caso in cui lui abbia Twisted Nether è problematica. Vediamo cosa riesce a fare. Se mi fa Twisted Nether io qui... Sono in notevole difficoltà. Voodoo Doll lì sopra. E Godfrey ne fa uno. Allora, aspettate un attimo, perché io secondo me vedo Lethal. E infatti, non aveva twist, secondo Twisted Nether. Per fortuna sono riuscito. Ho giocato Gul'dan in fretta. Da 17 rimango 17. Bello Legend. Però insomma siamo riusciti a portare la casa al pelo, perché se lì mi fa il secondo Twisted Nether non ce la faccio. Il motivo per cui Control Lock sta sopra Q-Block, perché lo manda, gli fa finire le risorse e poi non riesce più a Cube, non riesce più a vincere. Cube ce la fa se riesce a partire molto forte. Io sono partito bene, ho avuto la fortuna dalla mia e sono riuscito a vincere. Seconda partita con queste. Ho anche l'ordine, ragazzi, è importante perché se lui gioca Warlock, io codo quest, potrei riuscire a counter codarlo nel caso in cui lui rimanga Warlock. Perché ci sta a giocare contro lo stesso. È probabile giocare contro lo stesso. Vediamo se lui cambia. Anche lui è Rogue. In caso di quest contro quest, sarà simpatico. Sarà una corsa a chi finisce la quest per primo. Vanish è interessante. Si potrebbe tenere perché ti permette di fare appunto la quest velocemente. Però in realtà aiuta anche lui. Quindi Vanish
Vanish. Vanish è un tool interessante. Beh, teniamolo, dai, è una carta unica nel suo genere. Abbiamo già Pod, abbiamo Firefly che sono fortissime. Vanish ci può stare. Non è quest, il che molto probabilmente significa che è un Miracle o Tempo o Miracle, molto probabilmente, perché è il, diciamo, l'archetipo che va di più qui. Ora, contro Miracle devo muovermi. Ma non è che devo muovermi. Ma muovermi, eh. Ma muovermi. Secondo Vanish non è un granché. Preferisco fare Firefly in modo tale da comunque mettere qualcosa e mettere anche il Flame Elemental. Tanto ho diversi modi per giocare gli elementalini in ogni caso. Se anche mi toglie gli elementali, uno dei due, tanto non riesce a togliermeli entrambi. Dovrei riuscire a fare qualcosa. Ignos Elemental non è male. Direi che lo giochiamo. E qua vado faccia a togliere quel 6-7. Giocato tempo non mi serve in realtà. Vediamo cosa arriva a turno 4. Faldorei ovviamente la giocata migliore per conto per lui. Giustamente va faccia perché tanto lui deve uccidermi il più in fretta possibile. Se io faccio la quest, sono sicuramente avvantaggiato. Shadow Steppa. E Shadow Steppa su Firefly. Giusto, perfetto, tranquillo. Prep e anche Evi. Prep Evi. Lui ha. Vedete come gioca contro quest. Oh mamma mia. Oh God. Quel Edwin potrebbe essere un grosso problema. Dammi Boo. Miracolo. Oh, questo volevo. Bravo, Budi. Tu. Frizzagli lui. Tu. Vai faccia. Ok. Prossimo turno faremo coin vanish. Oppure frizzo ancora. Insomma. Beh. Allora, nello schifo abbiamo pescato una soluzione. Il problema è che comunque lui ha fatto una partenza molto forte, perché ancora ha un Edwin 10-10, ha Faldorei, ha di tutto un po'. Sicuramente di tutto un po'. Ora, io potrei fare sì Coin Vanish. In caso di Coin Vanish lui mi rimette Faldorei, mi rimette Fire Elemental, oppure mi rifà un Edwin grosso. E poi potrei arrivare incasinato. In realtà forse è la cosa migliore comunque, perché comunque uno di questi me lo ripiglio. Andrei a 2, 3, 4. Me ne mancherebbe solo uno per la quest. Secondo me fare una giocata lenta qui, cioè con Novice, Shard, metto due pezzi. Il problema è che Meditea da tutti. Me li può tradare tutti. Quindi alla fine secondo me Coin Vanish è la giocata migliore. Passo, tre elementalini mi attiveranno la quest. Se basterà, non lo so, non credo. È un matchup molto difficile, specialmente se ha Edwin in mano. Quindi, se fa una partenza così aggro, per noi è molto difficile. Decisamente difficile. Seconda Faldorei, ma tanto lui non le pesca le ambush, quindi va bene così. Faldorei, Firefly e Flame Elemental. Mette ovviamente un bel po' di board, più board possibile. Io adesso devo andare a cercare di attivare la quest, quindi, e subire meno danni possibili in realtà. Potrei fare elementalino, me lo rimbalzo, elementalino. E poi, se io mettessi gli altri due flame, la quest l'ho attivata. L'ho attivata e ho messo 4 minion su board, che lui onestamente non mi toglie. Cioè, uno me lo toglie. Magari uno mi rimane sul campo. Sì, penso che fare la quest qua sia la cosa migliore. 3, 4 e 5. Ho fatto quest. Adesso ho la quest in mano, quindi comunque
Io ho un turno buono, prossimo turno, qualcosa che possa un pelino gestire i suoi minion. Il problema è che mi arriverà un Edwin grosso, e un Edwin grosso io devo comunque gestirlo, eh. Non è che non sarà facile. La cosa buona è che lui adesso è costretto a trovare soluzione alla board. Preparation Shiv, un dannino lì. Ed è forte perché ora mi arriva Edwin, ragazzi. Mi fa 6-7. Teada e Edwin. Teada tutto? In realtà così non teada tutto, gli serve qualcos'altro per teadare tutto. Perché se vuole giocare Edwin non teada tutto. Se invece fa l'hero power teada tutto. Certo, un backstab. Anche col blood teada tutto. E adesso. E adesso. Tutto molto bello. Ha deciso di non teadare la 3-2. Attenzione perché non so quanto io sia triste di questa cosa, eh. Ovviamente Crystal Core, cioè non posso. Ora fare Vanish di nuovo, quanto senso ha? Potrebbe avere senso? Perché se io faccio Crystal Core, Shard, Boar, Shard qua. Boar, gli lascio 6 danni su tavola. 6 danni in tavola possono bastare. Cioè, glieli posso lasciare, secondo me. Poi semmai faccio Vanish dopo. Vai, cinghiale, tolgo 4-3. E 3-3. Tenendo Boar a 2 di vita, in modo tale che se lui vuole tradarmi Boar, comunque. Quello mi va bene, Thanos mi va abbastanza bene, Flame Elemental. Lui ha finito le carte in mano, quindi questo è buono. Lui andrà a teadare due pezzi, però non mi teada la 5-1. Il che è sicuramente buono. È anche vero che qua. Vabbè, secondo me è il momento di fare Vanish, cioè io riparto con una 5-5. È vero, lui ha 9 mana, quindi può giocarmi tutto di nuovo. 3, 3, 6, 9. 3, 3, 6, 9 non è bellissimo. Anche perché lui diventerebbe 2, 4, 6, 8, 8. 8, 8 in realtà io con due pezzi lo dovrei teadare. E due pezzi ce li ho. Poi 5 vite di recupero. Potrei anche andare a setappare un Lethal Steano se io pescassi qualcosa di buono con la Novis, posso fare Scaleide, me lo ripiglio, Scaleide, me lo ripiglio Scaleide, quindi sì, penso che Vanish o Novis sia il turno qua. Firefly è ok, non è fortissima ma è ok. Ora lui ha 14 o 18, quindi devo sempre stare attento. Chiaramente devo stare molto attento a quello che sta per succedere, perché io devo tanto pulire la board. Tanto, però insomma, Scaleide mi riporta alto di vite, quindi diciamo che potremmo essere contenti. In caso di un charge da parte nostra avremo anche Lethal. Non abbiamo pescato un charge. Secondo me la cosa migliore è andare a teadare tutto e giocare Scaleide 800 volte, tipo. Quindi, lui. Teada. Vite. Lui in mano. Lo gioco. Teada. 27. Adesso penso che posso fermarmi. Potrei fermarmi, quindi molto probabilmente avrei dovuto fare Novi subito, perché se avessi pescato un charge avrei avuto Lethal. Questa poi mi frizza anche Edwin. Oramai ragazzi la partita è andata, siamo riusciti a sfangarla, siamo stati molto fortunati con la quest, l'abbiamo fatta in fretta e poi
una volta che fai la quest infetta con doppio vanish, il doppio vanish ci ha permesso di resettare due volte la board e adesso siamo messi decisamente bene. Le ambush le ha pescate quando ormai è troppo tardi, molto probabilmente. Lui ha fatto Gadgetzan. Ebbene, questo Eviscerate non lo aiuta, si sì, andrà a miracolare, quindi vediamo un po'. Potrebbe anche salvarsi, eh. Ora, però, molto difficile. Backstab, continua a miracolare. Potrebbe trovare un sap. E l'Hero Power non serve a niente. Ragazzi, vinciamo anche con queste rogue. Perfetto. Pierfieto, 12. 12. E adesso, visto che lui ci ha visto queste rogue, noi possiamo provare di andare di Venpala. Perché magari, cioè, se lui pensa che io stia continuando, cioè io tenga lo stesso mazzo, non andrà a giocare Warlock, perché Warlock gioca male contro tempo rogue. Magari potrebbe andare contro anche giocare Miracle. A me va bene se lui giocasse Miracle col mio Ivenpala. Così, sapete, la ladder a questi livelli qua è tutto un prendo una classe, ne prendo un'altra per counterarti, anche perché spesso e volentieri dipende tanto da, cioè, spesso e volentieri giochi contro lo stesso. Rogue, vedete, è lo stesso di prima, ha rigiocato Miracle perché lui sa di essere messo bene contro nel matchup e io l'ho countercodato. Col tuo Arms si tiene del Blessing? No, perché ho col tuo Arms, in buona sostanza. Io voglio fare drop a 1, drop a 2 e ridrop a 2 a turno 3 con l'Hero Power e poi col tuo Arms. È la, diciamo, la curva del mana perfetto per Riven. Questa è la mia, è la curva del mana perfetta al momento. Chiaramente poi mi servirà qualcosa per chiuderla. Perché lui è Miracle, lo sappiamo, quindi anche qua la strategia è abbastanza la stessa, bisogna essere abbastanza il più aggressivi possibili. Metto a mani, perché comunque mani non è male. La sua partenza di Firefly è buona, il fatto di avere la coin per lui è buono. E comunque è un matchup da giocare, non è banale giocare contro Miracle. È un mazzo molto high roll, nel senso che ogni tanto ti strappa delle partite che non ti aspettavi potesse strappare. Quindi è molto interessante il matchup. Qua la questione è interessante perché io potrei sia jugglerare e cercare di sniperare questo, sia portare il mio Mani 5-2, che non è male, onestamente, portare Mani 5-2. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe decisamente essere un'idea. In previsione di cosa, però? Lui potrebbe avere Backstab, potrebbe avere Eviscerate. Non sono un problema. Eviscerate e Backstab. Se io te la dassi prima, potrebbe avere 6-7. In caso di 6-7, preferisco averlo 5-2. Perché poi andrebbe a te la dial. E allora, in questa situazione qua, perché mettere Jungler? Perché mettere jungler? Perché così io turno dopo con Call to Arms sparo 800 coltelli. Sì. Quindi facciamo così, vediamo la sua giocata. Questo è un turno importante da parte sua, ovviamente. Fa backstab alla velocità della luce su quello. Fa anche 6-7, fa anche l'Hero Power. Lui ha fatto un turno potentissimo. Ha fatto un turno potentissimo. Ok, noi facciamo Call to Arms, per fortuna. Che comunque è qualcosa. Vediamo dove va il coltellino. Va sul pezzo. Va sul pezzo. La cosa buona è che io ho Call to Arms anche il prossimo turno. Quindi dovrei rimetto board sicuramente. La cosa brutta è che se io pescassi un altro drop, uno dei tre drop a due dei rimasti nel mazzo, poi li ho finiti. Quindi andrebbe, sarebbe tutto molto brutto. Perché se io metto un pezzo in meno con Call to Arms diventa una brutta carta. Ok. Non ce l'ha, cioè non ho pescato il drop a 2 e quindi col tuo Emsa devo fare, non posso permettermi di non giocarla. Devo giocarla perché altrimenti appena pesco un altro drop a 2 sono problemi. Col tuo Emsa diventa molto più debole. Chiaramente il non avere. Sì.
Teodoro, altrimenti lui si prende il free trade qua e non voglio. Il non avere più Knife Juggler è brutto. Però insomma, adesso anche il sapere di avere solo carte pescate a costo alto è sicuramente buono perché ci avviciniamo a, diciamo, late game. E quindi la situazione è buona. Sicuramente buona. Coin e Gajazan, ok, lui ovviamente miracola. Non metterà l'armor. Non metterà l'arma che comunque non gli fa buffare quello. Preparation. E lui è partito con i miracoli. Vediamo cosa riesce a fare. Shiv, ce n'è altri? Altri miracoli? O li ha finiti? Sembra li abbia finiti, bene. Allora, qua Consecration pulisce tutto. Direi che questo va tolto. Questo va tolto, consacrazione è buona. Direi che si può agilmente, tranquillamente fare. Consacrazione, ora la nostra scelta è... Metto il Jailor. Metto il secondo Jailor. O metto il Silverhand. Io qua metterei doppio pezzo. Tanto perché se metto Jailor mi millo. Perché se metto Jailor io ho 7 carte in mano, lui me lo spacca, vado a 10 e millo la prossima pescata. E non voglio millarmi per niente la prossima pescata. Ho tante outs buone. Quindi millarmi la prossima pescata secondo me sarebbe gravissimo. Faldorei e Arma. Sicuramente un buon turno da parte sua. Il problema nostro al momento è che non abbiamo tantissimo. Non abbiamo tantissimo in mano. Questa spada ci aiuta. Questa spada sicuramente ci aiuta perché toglie Faldorei. Ci permette di tenere la pressione alta. Lui a 19 non è neanche così alto. Ora invece se giocassi Jailor e l'Hero Power vado a 6 carte in mano, poi 9, poi 10. Quindi il Jailor adesso lo posso giocare. Tengo 3 minion sul campo. Chiaramente l'arma del Rogue ci fa male, ma l'arma del Rogue fa sempre male al paladino. Lui potrebbe avere anche dei Fan of Knives. Potrebbe avere un secondo Gajazan, che sarebbe un problema. Le ambush devono rimanere lì. Insomma, ha di diversi tool per gestirci. Eviscerate, bah, Eviscerate, noi. Va benissimo. Minstrel per andare a pescare. Capisco. Capisco il Minstrel, ovviamente. Qua ci servirebbe un Lich King. In realtà Lich King si va a beccare Vicemind Slayer. La carta più forte a un certo punto sarà Tahrim. Se noi pescassimo Tahrim... Saremmo messi molto bene. Ora, qua... non è che vada benissimo la situazione. Io questo Spellbreaker lo voglio giocare. È comunque qualcosa. È una 4-3. Il problema è che di giocare Spellbreaker... è che non metterei tantissimo board. Potrei fare Spellbreaker, Silverhand e Hero Power. Metto qualcosina. Metto decisamente qualcosina. L'alternativa potrebbe essere fare Avenging Wrath. Gli faccio 6 danni faccia. Manda 14, lo manda a 13. E metto altri 2 1-1. A 13 lui deve cominciare ad avere paura. Deve cominciare ad avere paura e potrebbe essere una buona giocata. Sì. A 13 con l'arma carica deve cominciare a guardare i suoi HP. Quindi penso sia la giocata giusta. Una seconda Avenging Wrath in top deck, un Tahrim, uno Stegodonte. Insomma, di pescate buone ne ho. Se ho board, se non tengo la board, meno. Perché Stegodonte è forte, se io ho board, Blessing è forte se ho board, Dinosize è lethal se ho board. Quindi le carte... Forti sia board. Sono tante le pescate che ho. Vediamo un po' perché. Fa un tempo Van Cleef. Shadow Step su. Ah, su Van Cleef molto probabilmente. Qua è tempo di Quality Cons. Chiaramente io quel Van Cleef lo devo togliere. 8-8. E Quality Cons è forte, ma Dinosize lo è ancora di più. E Budi. In questo video, pazzesco, sfodera
un simpaticissimo 3-0. Ragazzi, da 17 legend siamo andati a 10. Top 10 legend. Mamma mia, la scalata continua, ragazzi. Sono felicissimo di come è andato il video. Felicissimo delle partite, perché abbiamo visto diversi matchup interessanti. State cominciando a capire come funziona il legend a questi livelli. Io sapevo che giocavo contro un... avrei potuto giocare contro uno che avrebbe giocato Miracle, quindi gli ho codato Paladino. Chiaro, poi due Call to Arms hanno aiutato. Però insomma, 3-0, top 10. Al prossimo video, ciao!